Buongiorno a tutti ragazzi, buonasera, buon pomeriggio, non so a che ora uscire il video. Bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto e Darion e siamo qui riuniti per parlare di Barcellona-Napoli, ultima partita di quest'anno in Champions League e si spera che non sia l'ultima, diciamo in prospettiva, perché comunque il rischio di non giocare l'anno prossimo c'è quindi parliamo della partita, il solito video del giorno dopo, un po' di analisi, un po' di pagelle. E prima di cominciare, come sempre vi chiedo un favore, iscrivetevi al canale, perché comunque tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è totalmente gratis, mi dareste una grossissima mano con questo progetto. Iscrivetevi quindi perché è anche gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora ragazzi, Barcellona-Napoli, come ho detto ieri nel post partita, non è che ci credevo più di tanto, perché comunque la nostra storia la sappiamo. In queste partite purtroppo la maggior parte delle volte rispettiamo i pronostici, ecco, mettiamola così, però sai, ogni tanto cioè, dici, c'è sempre quella speranza dove dici prima o poi una volta mi andrà bene, no? E invece no, non ti è andata bene nemmeno ieri. Come ho detto anche ieri sera, il primo quarto d'ora di partita horror e secondo me lì ci siamo giocati la qualificazione. Poi sì, per tratti secondo me abbiamo giocato alla pari del Barcellona, però poi vado a vedere le occasioni, cioè un tiro di Kvara da fuori area, Lindstrom, che forse quella è stata l'occasione più clamorosa, Lindstrom di testa, il rigore su Osimhen, e poi vedo Meret che fa 6-7 parate, quindi questa un po' è stata la partita, cioè comunque ragazzi, il Barcellona più scarso degli ultimi 10 anni, pensate un po'. C'è amarezza e allo stesso tempo consapevolezza, ecco perché noi purtroppo non siamo ancora forti e preparati per queste partite, non lo siamo ancora. E non so onestamente se lo saremo mai, perché comunque l'anno scorso hai preso il Francoforte agli ottavi, però ai gironi hai umiliato il Liverpool in quel 4-1, hai fatto il 6-1 all'Ajax, era tutta un'altra storia, tutto un altro mondo rispetto a quello di oggi. E basta, quindi andiamo adesso a parlare velocemente della partita, quindi passiamo a SofaScore. Vediamo i numeri di questa partita. Innanzitutto l'attack momentum, ragazzi, è dominio quasi quasi netto del Barcellona. Qualcosina l'abbiamo fatta nel finale del primo tempo, dove c'è anche il gol. Vedete, guardate, per buona parte del primo tempo abbiamo soltanto subito il Barcellona. Nel finale fai qualcosina e riesci anche a fare il gol. Tra l'altro il gol di Rachmani, ancora una volta, quello è un gol proprio calzoniano. Nel secondo tempo fai qualcosina all'inizio, poi il Barcellona prende proprio de decide ecco, di chiudere la questione. Non vedi più il pallone per buona parte del secondo tempo, e poi arriva anche il 3-1 nel finale. Quindi questo è quanto. Per quanto riguarda le statistiche, il Barcellona crea 2,73 di XG, quindi quasi quasi legittima i tre gol fatti. Il Napoli 1,31, quindi a livello di XG, diciamo che le due squadre hanno concretizzato quello che hanno creato. Possesso palla molto equilibrato ed è ci sta, perché comunque sono due squadre a cui piace tenere il possesso del pallone. E poi arriviamo ai tiri: 24 per il Barcellona, di cui 10 in porta, 10 fuori e 4 bloccati. Il Napoli 14 tiri, di cui 4 in porta, 7 fuori e 3 bloccati. Grandi occasioni, entrambe le squadre hanno sprecato comunque, perché il Barcellona ne spreca due, il Napoli addirittura ne spreca tre, e una sicuramente Lindstrom, una sicuramente Kvara da fuori, e la terza penso che sia il colpo di testa di Di Lorenzo, perché poi onestamente non ricordo altre occasioni del Napoli. Un palo a testa, quindi comunque è stata una partita che poteva finire anche con un risultato più ampio. Comunque è stata una partita sotto questo aspetto sicuramente vivace, divertente, però questo era abbastanza prevedibile perché, come ho detto prima, Barcellona e Napoli sono due squadre che comunque hanno nel DNA la mentalità propositiva. Poi ovviamente Barcellona lo sa fare molto meglio, ecco, quindi però di base sono due squadre che sanno che diciamo fanno divertire.
parate 3 per Ter Stegen e 7 per Meret. Meret fa 7 parate. Passaggi anche qui, vedete comunque c'è abbastanza equilibrio. Una ventina di passaggi in più rispetto al Barcellona. Precisione 84%, però anche il Barcellona non ha fatto benissimo sotto questo aspetto. Palle lunghe ne abbiamo fatte 29, di cui 14 è andata a buon fine. Cross, come sempre, siamo deficitari. E possesso perso entrambi 123. Quindi è stata una partita sotto certi aspetti molto molto equilibrata. Dal punto di vista invece delle posizioni medie, il Napoli è così, diciamo, baricentro poco sotto il centrocampo ed era abbastanza, diciamo, ci sta, perché comunque ha giocato contro il Barcellona. Juan Jesus e Rachmani, vedete comunque che sono abbastanza più bassi rispetto alla media. Mario Rui, Di Lorenzo sulle fasce che quindi danno l'ampiezza. Cioè, praticamente abbiamo questa linea di 4 composta da Kvara, Politano, Osimhen e Traoré. Traoré ieri era molto vicino a Osimhen, faceva come se fosse una sorta di seconda punta. Era molto vicino alla punta e a Kvara. Lobotka sta, diciamo, nella sua posizione dove dovrebbe stare. E anche Isai, onestamente, non so se questa può essere la sua posizione, però abbastanza arretrato. Quasi a pestare i piedi all'Obotka, tra virgolette. Per quanto riguarda l'Itma, vabbè, Juan Jesus lo sappiamo, Rachmani, questo piccolo alone nell'area avversaria, è il gol di Lorenzo, ampiezza sulla destra, Mario Rui, ampiezza sulla sinistra, Lobotka, come sempre, ovunque, Anguissa un po' più sulla destra, pochissimo inserimento nell'area avversaria. Traoré un pochino meglio, un po' più di movimento, di dinamismo sulla tre quarti e diciamo, si inserisce abbastanza nell'area avversaria perché comunque vedete la zona è abbastanza illuminata. Kvara non si inserisce tantissimo dentro l'area di rigore, sta un po' più sulla fascia. C'è comunque da dire che ieri Kvara ha avuto un avversario molto tosto, ragazzi, perché Koundé in marcatura lo ha quasi sempre battuto, come sempre qua SofaScore, ragazzi, è un software secondo me bellissimo, utilissimo, ma funziona proprio da schifo. Intanto stavo uccidendo il microfono. Poi Politano sulla destra, comunque c'è, vedo poco inserimento nell'area avversaria certe volte. Se ci pensate, l'unico che entra dentro l'area è Osimhen e un po' Traoré, poi gli altri proprio poco, pochissimo. Di Lorenzo, giusto, ecco, Di Lorenzo, un altro che si è inserito, cioè vedo poco attacco dell'area di rigore, onestamente. Per quanto riguarda le stats individuali, a livello di tocchi, Rachmani il più cercato, poi subito dopo Di Lorenzo, diciamo bene o male sono sempre quelli i giocatori. Passaggi riusciti, ovviamente Rachmani il più preciso, poi abbiamo Anguissa, Juan Jesus, Lobotka, ragazzi, 98% di precisione passaggi. Di Lorenzo male. Male, ne ha sbagliati un bel po', quasi un quarto. Molto bene Meret, ragazzi, 32 su 35. Ieri Meret coi piedi, benino. Traoré anche lui, più di un quarto di passaggi sbagliati. Osimhen non ne parliamo, ragazzi, 13 su 19. Cioè, veramente, ieri Osimhen, ecco, Osimhen non è una punta che sa smistare il pallone. Cioè, ieri Osimhen, diciamo che il più delle volte, specialmente nelle fasi di transizione, spalla la porta che cercava di smistare palloni per gli esterni, ma non lo sa so fare. In certi aspetti è un attaccante limitato, non sa non andare in fuorigioco. Ecco, questo, il fuorigioco è una cosa, è un punto debole che ha da quando è arrivato qui e non l'ha mai migliorato. Non lo so, probabilmente perché lui, avendo questa velocità, questa esplosività fisica, anticipa tutti e quindi va sempre in fuorigioco. Non lo so se è una questione di tempi di inserimento, non lo so. Però pure lo smistare i palloni, proprio il fondamentale del passaggio, non è che ce l'abbia proprio così importante, così ben funzionante. E dovrebbe, secondo me, lavorare parecchio su questa cosa, perché comunque l'attaccante nei tempi nostri deve fare anche questo tipo di lavoro, deve essere comunque bravo nei passaggi. E poi per una questione anche sua, cioè se lui punta al top, le squadre importanti vogliono anche questo dagli attaccanti, quindi per il suo bene diciamo che deve un po' migliorare.
lo smistamento dei palloni e soprattutto la gestione del fuorigioco. A livello di contrasti, Traoré vince 3-1 contro 1 su 12, quindi non proprio bene. Kvara 7 su 12, vabbè. Da Kvara questi numeri me li posso aspettare. Osimhen ha vinto 1 su 10, però diciamo che lui non è una punta che salta l'uomo. A livello di contrasti vinti, è Kvara quello che ne vince di più, 6 su 11, Lobotka 5 su 10, Politano 4 su 9. Traoré ne ha vinto solo 1 su 8, però diciamo ragazzi che Traoré... Cioè, non è una mezzala, diciamo, all'anghissà che ha nell'interdizione il suo punto di forza. A livello di contrasti, diciamo che da Traoré non possiamo aspettarci tantissimo. Di Lorenzo 2 su 7, troppo pochi. Juan Jesus 3 su 6, anghissà 1 su 4, troppo pochi. Olivera proprio 0. Certi giocatori, dal punto di vista dei contrasti, hanno fatto male. Duelli aerei, Osimhen 1 su 6 ed è un dato questo negativo perché comunque Osimhen sui duelli aerei è sempre pericoloso. Juan Jesus 2 su 5, Di Lorenzo bene, Traoré comunque per la stazza che ha bene, Anguissa 1 su 2, Rachmani 0 su 1, comunque questa è un po' la situazione. Di Lorenzo poi è quello che perde più palloni e basta. Questa è la situazione per quanto riguarda le stazze, adesso andiamo velocemente alle pagelle. Allora, ragazzi, le pagelle, diciamo che non posso mettere voti così alti perché comunque è verso 3 a 1. Il migliore in campo per quanto mi riguarda è Meret perché ha fatto tante parate e se abbiamo perso solo 3 a 1 è grazie a lui perché altrimenti potevamo veramente uscire con un risultato molto più pesante. Non tutte parate difficili e clamorose, però ha tenuto botta, ecco, quindi per questo gli do il 7 e gli do la palma di migliore in campo. Di Lorenzo 5 e mezzo, Di Lorenzo ha sofferto tantissimo sulla destra con Cancelo e Rafinha, partecipa al gol di Rachmani, ha comunque un'occasione di testa dove c'è la parata di Ter Stegen. Diciamo che il suo contributo in fase offensiva lo ha dato, però difensivamente malino, ecco, quindi faccio una sorta di media 5 e mezzo. Rachmani 6, fa il gol, difensivamente non mi è dispiaciuto anche se nel primo gol... Secondo me delle colpe ce le ha perché comunque ora diciamo che il primo gol ragazzi secondo me è più un errore generale di reparto perché comunque non è stato solo uno a sbagliare. Che succede praticamente? C'è Cancelo sulla fascia che si allarga. Di Lorenzo seguendo Cancelo lascia questo buco che viene praticamente occupato da Rafinha. Rafinha arriva sul fondo, fa il cutback, ecco quello che nel gergo tecnico viene chiamato il cutback, cioè che vuol dire? Un giocatore arriva sul fondo e fa questa mette questa palla bassa all'indietro per il giocatore che sta arrivando alle spalle. La linea difensiva non so che combina qui, se ne scappa tutta all'indietro e abbiamo praticamente Lewandowski e Fermin Torres che stanno belli soli, beatamente. Poi abbiamo il centrocampo che non torna indietro. Praticamente si è creata una voragine clamorosa dove... Lewandowski e Fermin erano totalmente soli e liberi di fare quello che vogliono. Guardate Rachmani dove sta. Non l'ho capito perché Rachmani ha una certa. Se ne scappa all'indietro così, senza alcun motivo logico. Mario Rui e Juan Jesus cercano di tenere la linea. Sotto a tutto, vedete, c'è Yamal. Comunque, cutback di Rafinha verso Lewandowski che poi, diciamo, lascia sfilare. E questa palla poi arriva a Fermin Torres che è totalmente solo. La piazza tranquillamente. Juan Jesus cerca di accorciare. Però poi la palla gli passa sotto le gambe. Il gol dell'1-0, diciamo che è un gol di reparto, mettiamola così, dove tanti sbagliano. Tolto questo, comunque, Rachmani, la sua prestazione secondo me l'ha fatta. Non ha fatto tantissime sbavature. Fa poi il gol sull'impostazione bene, quindi io comunque la sufficienza gliela do. Juan Jesus 6, non mi è dispiaciuto neppure lui. I centrali secondo me hanno fatto una buona partita tutti e due. Si spende un giallo assolutamente intelligente perché lì se non avesse fatto fallo sarebbe partito appunto il Barcellona in contropiede. Quindi nel complesso il 6 glielo do. Mario Rui 5,5, Mario Rui ha sofferto come un cane Yamal. Io non ho capito onestamente perché Calzone ha messo Mario Rui. Ha sofferto tantissimo Yamal e io avevo paura di questo duello. Inizialmente è andato nel panico, poi una pezza ce l'ha messa, ha diciamo trovato le misure, però in generale secondo me non ha fatto una grandissima partita. Lobotka 7, ragazzi, perché onestamente cioè, Lobotka mi fa veramente pena, perché è l'unico a centrocampo che veramente...
si fa un culo enorme. È l'ultimo che si arrende, dà sempre il 110%, e ancora anche ieri faceva delle cose che non gli puoi chiedere, che non gli chiederesti in situazioni normali. Lo vedevi fare tutto, e il motivo è perché ha dei compagni a centrocampo, specialmente uno. Che da un bel po' di tempo che fa il fantasma e che continua a giocare. E questo qualcuno, ragazzi, è Anguissa, a cui io do 4 e mezzo e la palma di peggiore in campo. Io onestamente mi sono stancato di vedere Anguissa titolare. Ieri comunque dici che Caius era appena rientrato, non c'avevi Dendoncker, e quindi detto deve giocare per forza. Però io adesso basta, io non voglio più vederlo titolare, mi sono stancato, mi fa innervosire. Mi fa salire il nervoso, è un giocatore veramente che non capisco e che ha una certa, dico anche basta. Tra ore 5 e mezzo non è partito benissimo, però nel secondo tempo fa qualcosina in più rispetto ad Anguissa. Politano 5 e mezzo. Tanti vedo che si lamentano di Politano, ok? Però ditemi la verità, ragazzi, quando è uscito su quella fascia abbiamo perso proprio l'abbiamo persa. Cioè Politano fa un lavoro che non tanti vedono, fa un lavoro soprattutto in fase di copertura che è fondamentale per il Napoli. E quando è uscito, abbiamo perso totalmente il controllo di quella fascia. Perché poi Lindstrom lì sulla destra non ha dato niente. Poi sì, offensivamente non ha fatto chissà che cosa, però il suo contributo in fase di non possesso è sempre importante e dà una grossa mano dietro. Quindi per questo io do 5,5. Guevara 5,5. Avversario molto tosto ieri sera, però nonostante questo un tiro da fuori è riuscito a farlo, un paio di assist potenziali li ha messi, ha creato qualcosa rispetto a tutti gli altri. Il 6 non glielo posso dare perché onestamente non penso si meriti la sufficienza, così come non se la merita Osimhen che si prende il 5. Araújo ha vinto penso a mani basse il duello, poi come ho detto prima non sa, cioè, nello smistamento dei palloni male, nei tempi di inserimento male. Un rigore se lo procura. Tolto quello, diciamo che Osimhen non ha fatto questa grande partita. Per quanto riguarda i subentrati, Olivera 5,5. Olivera entra e veramente nel giro di 20 minuti fa peggio di male lui. Si prende un giallo subito appena entra. Poi a una certa controlla male il pallone, regala praticamente un'occasione a Yamal, però fa anche il cross per l'occasione di Lindstrom di testa, è quello che prende la traversa nel finale, quindi anche qui una media 5,5. Lindstrom 5,5, ma forse darei anche 5 perché quell'occasione di testa non puoi sbagliarla, perché in queste partite non devi sbagliare certe occasioni. In fase di copertura ha dato 0, è entrato male, però questo non toglie, cioè non è che mo sto dicendo che il Nistrom è un pacco e scarso. Ieri ha fatto una partita negativa. Raspadori e Goce senza voto, perché comunque Raspadori ho visto ha fatto 8 tocchi, quindi non posso giudicarlo, e Goce entra all'ultimo minuto, quindi senza voto. Calzona 5,5, 5,5 perché io onestamente questa cosa è la sesta partita, e alla sesta partita forse ho capito un punto debole di Calzona, che sono i cambi. I cambi ieri di Calzona onestamente non li ho capiti. Non capisco perché mette Lindstrom a destra quando fino a quel momento aveva messo Raspadori a destra. Non capisco Ngonge l'ultimo minuto cosa mi può dare. Poi onestamente ripeto, diciamo, la scelta di partire dal primo minuto con Mario Rui secondo me è stata sbagliata, perché uno come Yamal a Mario Rui se lo porta a spasso. Non mi è piaciuto sulla gestione dei cambi, poi fa sempre cambi diciamo conservativi, cioè non è che fa dei cambi volti a stravolgere qualcosa. Giusto il cambio Raspadori al posto di Traoré che porta il Napoli a passare al 4-2-3-1, però poi in conferenza stampa praticamente mi fa capire che lui il 4-2-3-1 non lo vuole fare, perché praticamente dice che nel finale abbiamo cambiato modulo e non siamo andati bene. Questa squadra non è in grado di farlo, cioè il 4-2-3-1, perché ha bisogno di certezze. Ecco, io questa frase non la capisco. Che vuol dire? Cioè, allora, cioè, sotto questo aspetto mi sembra un po' sarre, cioè uno che è fissato su quel modulo e non si fa nient'altro. E spero che non sia così. Quindi su certe cose Calzona ieri sera mi ha dato delle indicazioni un po' negative che spero vengano
diciamo, sfatate nel futuro imminente. Ecco, quindi queste ragazze sono le mie pagelle. Quindi, finisce qui il video. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, ragazzi. Ditemi un po' le vostre pagelle. Finisce qui per quanto mi riguarda la stagione. Una stagione che definire fallimentare è dir poco. Voglio essere chiaro, ragazzi. Se riesce a fare il miracolo di arrivare al quinto posto, per me il quinto posto non salva una stagione. Cioè, anche se tu vai al quinto posto e vai in Champions, per me resta una stagione fallimentare perché il Napoli, scudettato, con lo scudetto sul petto, è inammissibile che arrivi quinto per quanto mi riguarda. Poi tutte le scelte che sono state fatte in estate, sbagliatissime, tutte le schifezze fatte fuori dal campo, tutto quello che volete, ma una squadra scudettata che non ha comunque dei problemi magari economici che deve, che ne so, deve ridimensionarsi. Cioè, noi veramente dopo lo scudetto dell'anno scorso dovevamo soltanto aprire un ciclo perché tutti i mezzi per farlo lo avevamo. Avevamo la sanità, diciamo, finanziaria, non avevamo problemi di conti. La squadra bastava veramente fare due investimenti importanti e tu potevi tranquillamente quest'anno e poi prendere un allenatore serio, un allenatore con la maiuscola, e non parlo di allenatori che prendono 30 milioni. Perché comunque Spalletti quando è arrivato non era l'allenatore top, ok? Quindi bastava veramente fare due o tre cose sensate e tu potevi tranquillamente quest'anno lottartela di nuovo per lo scudetto e provare magari a vincere una Supercoppa o un qualcosa. E invece si è deciso tutt'altro, si è deciso di far prevalere il proprio ego su, diciamo, rispetto al bene generale del Napoli. Io spero veramente che De Laurentiis abbia imparato la lezione, perché poi se non l'ha capito è stupido, perché cioè, lui è il primo a cui è stato fatto un danno, ragazzi, perché ricordiamoci sempre, il Napoli è il suo giocattolo, e queste sono parole che ha detto lui, e con le scelte che ha fatto ha perso sicuramente valore questo suo giocattolo, abbiamo perso sicuramente rispetto e considerazione all'estero con tutte queste grandi pagliacciate che sono state fatte durante l'anno, l'ultima quella che nel pre-partita col cameraman. Quindi il Napoli quest'anno ha veramente buttato alle ortiche tutto ciò di positivo che aveva fatto l'anno scorso, sia dal punto di vista del valore del brand, dal punto di vista del valore della rosa, perché tu quest'anno certi giocatori si sono deprezzati, ma veramente di brutto. E voglio proprio vedere se arriveranno queste offerte faraoniche che chiede De Laurentiis. Una stagione che ha depauperato il Napoli sotto qualsiasi aspetto possibile e immaginabile. Questo è. E quindi niente. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis. Attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E niente, ragazzi. Io posso soltanto sperare che De Laurentiis abbia capito. Se non li ha capiti, ci aspetta un futuro davanti che definire grigio è un complimento.